la parola capitalismo continua a essere centrale. Io mentre venivo qua e pensavo a questa tematica, stranamente mi è venuto in mente un libro di Engels, Dialettica della natura, libro ottocentesco, cioè, seconda metà dell'Ottocento però. Insomma. Lo cito perché in realtà Engels in quel libro, ma anche Marx, parla della difficile conciliabilità tra un meccanismo come il capitalismo che è nato per crescere e il fatto che appunto non esista rispetto a questo problema qualche forma o prospettiva di soluzione. Quindi che contributo possiamo dare? Io ho in mente Serge Latouche in questo momento, perché appunto aveva scritto un libro intitolato La decrescita felice, crescita serena. Crescita felice e ballante. Il problema è che questa cosa cozza appunto con la logica profonda del capitalismo. È un problema sistemico. Il problema sistemico è che non essendo riusciti come società nel loro complesso a livello globale a trovare una soluzione alternativa vincente al capitalismo, per adesso siamo lì. Nel senso che non vedo in questo momento una possibilità di risolvere questo conflitto tra il liberismo e quindi la libera iniziativa privata a livello imprenditoriale e l'ecologia intesa come protezione della natura. Ma protezione della natura come una interazione dialettica positiva tra uomo e natura, come è stato in tutto il paleolitico, il neolitico e forse anche nel periodo feudale, tutto sommato, allora, al di là delle ingiustizie sociali, però intaccare profondamente la natura è stato poi l'industrializzazione e il capitalismo. Volevo chiedere come questa visione, se vuoi molto pessimista, della situazione si concili con tutto un movimento più idealista, che è legato anche appunto al mondo dell'educazione, che sta investendo in modo importante in questa direzione. Quindi io mi chiedo come queste due visioni, una molto pessimista e l'altra che prova a cambiare le cose dal basso, cambiando i comportamenti, come queste due possibilità, come queste due visioni si concilino e quale prospettiva reale, concreta ci sia. Domanda, punto di vista. Io capisco un po' il pessimismo. Il problema della transizione ecologica è un problema politico e sociale. Poi, voglio dire, fare le cose dal basso va benissimo, le facciamo tutti, ma questo pianeta non lo salviamo portando il sacchettino del bio nel cassonetto verde. Cioè, qui stiamo parlando di un problema che va gestito a lunghissimo termine e io capisco questa sorta di pessimismo, perché per fare una cosa del genere, cioè, ci vogliono dei governi che supportino questa idea. A me pare sia molto difficile uscire dal sistema capitalistico, non tanto perché sia un sistema migliore degli altri, ma perché produce dei desideri da cui non riusciamo a liberarci. Il capitalismo è incomparabile, no? Come macchina per produrli questi desideri. Assolutamente. Ecco, quindi questa questione qui è politica, certamente, ma è politica in un senso molto più radicale rispetto a qualsiasi forma di governo e anche a qualsiasi forma di scelta proprio di impianto sociale, no? Di impianto produttivo. Quando tu parlavi prima del fatto della transizione tra il Medioevo e la modernità, no? e il capitalismo, e però lì c'è stata una cosa fondamentale, che è stata la scoperta del mondo nuovo. Cioè sta cosa è stato uno sfogo pazzesco per l'Europa, no? E per quel mondo occidentale che ha improvvisamente si è trovato pieno di risorse. Oggi, a parte le fantasie surreali di Elon Musk, c'è questo discorso del capitalismo, di un'idea proprio, che forse veramente è un po' un'idea di specie. Io non lo so, però mi sono chiesta tante volte se non sia la nostra specie così proiettata verso una specie di bulimia e di desiderio proprio di ricchezza, di sfida del limite, un'idea che non c'è nessun limite allo sviluppo. Adesso siamo di fronte ad un limite a quest'idea di continuazione di questo modello di sviluppo, data dal fatto che l'ambiente che conosciamo noi sul pianeta Terra forse non è più in grado non di sopportare se stesso, ma di sopportare noi, il nostro modello di sviluppo. Quindi forse, dico un po' una castroneria forse, però forse il limite al capitalismo
è il paradosso stesso del capitalismo, cioè che produce le condizioni per la non sopravvivenza degli umani su questo continente, su questa terra. Però il problema è nostro, non è il problema della terra. C'è chi si augura che l'uomo scompaia così la terra. Siamo noi. Siamo noi come una fase, diciamo, di questo. È una specie che ha colonizzato buona parte delle risorse del pianeta, no? Però il pianeta alla fine ci espellerà. E allora il nostro capitalismo finisce lì, cioè si dà. Tutti hanno, molti hanno questa idea qua. Non so, cioè, molti stanno assumendo questa prospettiva qui, che è un problema del libro, non possiamo andare oltre. Io vorrei sottolineare un aspetto. Avete parlato di transizione tra modelli diversi di società. Forse è la prima volta che ci si confronta non tra un passaggio da una società a un'altra, ma c'è un terzo attore, che è il pianeta, che è la natura, che ci sta presentando il conto, e non possiamo prescindere da quello che ci presenta. Ora, tutto questo sta avvenendo nel giro di una generazione, cioè noi stessi ci rendiamo conto di quello che sta succedendo. Il discorso di sviluppo all'infinito lo sappiamo perfettamente, gli scienziati ci dicono che non esistono sistemi infiniti, tutto è finito, quindi questo discorso di sviluppo continuo, senza fine, ha una contraddizione fisica in se stesso. E noi dobbiamo forse concentrarci anche e metterci sempre più in dialogo anche con quello che ci dice la scienza come fotografia della natura, per carità, perché la scienza ci ha anche prodotto quello che è la creazione della plastica. Perché adesso c'è un inquinamento che nel Medioevo non c'era? Perché una volta non eravamo in grado di manipolare gli elementi della natura e trasformarli in cose che con la natura non erano compatibili. Quali sono i tempi di degrado? Certo, ci saranno, ma non sono umanamente concepibili. Sono molto oltre di noi. Ora lo sappiamo. E credo che certe cose non servano a vivere bene. Mi capita di interfacciarmi con i desideri. Facciamo una festa di compleanno, bisogna avere i palloncini. Ma no, non servono i palloncini per fare una bella festa, servono gli amici. E allora via i palloncini. In Finlandia ho visto... È una questione di educazione. Di coerenza. E sì. I bambini guardano quello che facciamo noi. Quando noi non siamo coerenti, allora salta il modello educativo. In Finlandia hanno vietato l'uso della carne nelle manifestazioni pubbliche, perché la carne ha la sua impronta ecologica. Bene, ma nelle manifestazioni pubbliche io scelgo a livello politico che non venga presentata la carne. Perché? Un governo del genere avrebbe detto che è assolutamente autoritario, uno che veta, no, la carne, il pollo, ha messo il pollo, nemmeno il pollo. Neanche il pollo. Neanche il pollo. I grilli. No, c'è una sollevazione, i grilli si mangiano. Fatto in Brasile, proprio attorno a questo tema qua. Bolsonaro è riuscito a smancare a metà un paese sul tema dello sfruttamento delle risorse. Beh, ma è logico, no? Perché hanno l'Amazzonia che però tu capisci, quando noi parliamo del pianeta, noi parliamo di beni comuni globali, il che implicherebbe il fatto che andiamo a dire ai bisogni, guarda che tu non puoi toccare un bene comune globale, perché quello fa del bene a tutta la Unione. Certo, e lo dobbiamo dire noi che questi beni comuni li abbiamo sfruttati per... Difatti luogo ce li fanno. No, che li abbiamo disintegrati, che dove c'erano li abbiamo cancellati, i beni comuni. Adesso andiamo da loro a dire guarda che quello è un bene comune e non ci siamo anche noi. Ma non dire che in Africa. Per i nostri ragazzi, cioè, questa faccenda riguarda la loro possibilità di sopravvivenza, appunto. Quindi non possono permettersi di pensare che non ci sia niente da fare. Non possono permettersi questo pensiero. Però sono completamente convinta che non ci sia scampo. Scusate se lo dico così, ma sono così assolutamente convinta che... Ci sono due approcci, no, che abbiamo sentito da Sottotavo. Uno parte più dal fatto individuale, si dice no, ma se ognuno di noi si comporta in modo corretto, quindi cerca di consumare meno, cioè non butta via niente, non usa il meno possibile la plastica, quindi un contributo individuale. L'altro approccio è quello sistemico, cioè sì, il buon comportamento del singolo è importante, però è importante che il sistema
socio, politico, economico, globale si modifichi. Tentativi di modifica sistemica che volevano dare una regolamentazione sistemica al capitalismo, perso la rivoluzione bolscevica, perso quella cinese, insomma, ragazzi, non ce l'hanno fatta. Quindi, sì, forse è un po' difficile chiudere sul essere pessimisti o non essere. Al momento, avendo visto che i tentativi di cambiamento a livello sistemico, ripeto, non dei comportamenti dei singoli, sono al momento falliti, mi coglie il pessimismo, perché appartengo a una generazione in cui si pensava che la società fosse cambiabile. A questo punto, vedendo che il cambiamento della società è estremamente difficile, c'è qualcosa probabilmente più di molignano nell'homo sapiens demens che demens che sapiens, probabilmente, e allora si va lì davvero sul problema, paradossalmente, proprio della struttura desiderante, o non so come dire, della persona, che comunque influenza il sistema e fa sì che i sistemi non riescano poi di fatto nel lungo termine a modificare. Le forze in campo, le possibilità in campo sono ingovernabili da un certo punto di vista, perché sono enormi, no?